Buonasera a tutti dalla redazione giornalistica del TG2000, bentornati a questa nostra edizione. Apriamo subito con l'inferno di cristallo a Londra. Brucia la Grenfell Tower, il grattacielo di 27 piani a North Kensington, dove risiedono circa 500 persone, almeno 6 i morti, oltre 70 i feriti. Si indaga sulle cause, ma i condomini da tempo criticavano la sicurezza degli impianti ed è di pochi minuti fa la notizia trapelata dalla Farnesia. Alla Farnesina due italiani risultano dispersi dopo il rogo. Massimiliano Cocchi. Vediamo. Un grattacielo che brucia come fosse di cartapesta. Una donna bloccata in casa dal fuoco che disperata chiede aiuto. Qualcuno senza più via di fuga che si lancia nel vuoto. È l'inferno della Grenfell Tower, un palazzone di edilizia popolare alto 24 piani con 120 appartamenti dove vivono quasi 500 persone, la maggior parte stranieri. Siamo a North Kensington, periferia occidentale di Londra. L'incendio scoppia all'una di notte, le due in Italia, e quando le immagini della torre in fiamme cominciano a girare sui social network, 40 squadre di vigili del fuoco sono già sul posto. Quick guys. Save life. Veloci ragazzi, veloci, andate a salvarli, urla qualcuno ai pompieri, ma i getti dei loro idranti arrivano solo ai piani più bassi, allora i vigili del fuoco sono costretti ad entrare, ad avanzare tra le fiamme un piano dopo l'altro. Quando fa giorno e si combatte ancora contro il fuoco, il capo dei pompieri londinesi, Danny Cotton, va davanti ai giornalisti per dire che ce la stanno mettendo tutta, ma che è durissima, e che lei, in 20 anni di servizio, una cosa così non l'aveva mai vista. Il bilancio per ora è di 12 morti accertati e 74 feriti. Una ventina, dice il portavoce dell'ospedale St. Mary, sono in gravi condizioni. Impossibile al momento dire invece quanti dispersi ci siano. Quello che è certo è che, ha confermato il nostro Ministero degli Esteri, all'appello mancano anche due italiani. Sulle cause dell'incendio l'ipotesi più accreditata è quella accidentale. Un cortocircuito, una pentola lasciata sul fuoco, qualcuno che si è addormentato con la sigaretta accesa. I sopravvissuti dicono che l'allarme antincendio non avrebbe funzionato e che la maggior parte delle persone, non avendo sentito la sirena, avrebbe continuato a dormire. Ora della Grenfell Tower resta uno scheletro annerito che continua a fumare e restano le polemiche. Tra il 2012 e il 2016 erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione per 10 milioni di sterline, ma gli abitanti avevano continuato a denunciare misure di sicurezza inadeguate. Oggi fa impressione rileggere sul loro blog questo post, pubblicato a novembre. Si intitola «Giocare col fuoco» e c'è scritto «Solo una catastrofe metterà a nudo l'incompetenza e l'inettitudine della proprietà e scriverà la parola fine alle condizioni sotto gli standard di sicurezza in cui vivono gli abitanti per colpa della proprietà e dei gestori. Vere e proprie scene di panico e disperazione tra i tanti che nella notte hanno tentato in ogni modo la via di fuga dalle fiamme con la paura che il palazzo crollasse. Da Antonio Soviero, le testimonianze dei sopravvissuti. Come un film dell'orrore, il commento unanime di sopravvissuti e testimoni dell'incendio al Grenfell Tower di Londra. Era circa l'una, racconta Nicky. Stavo andando a letto, ho sentito puzze di bruciato, ho aperto la porta d'ingresso, c'era fumo ovunque, i vicini gridavano. L'allarme antincendio non funzionava. Ho preso la mia bambina, la mia fidanzata e ci siamo buttati per le scale. È solo grazie a Dio che non ci sono molti morti. Oscar ha lottato contro le fiamme entrate dalla finestra. Ho provato a chiudere la finestra, ma c'era troppo vento, così ho preso un estintore, ma non bastava. Ho buttato dell'acqua, niente lo stesso. Non potevo fare più nulla. Ho preso il telefono e il passaporto e sono scappato. Questa coppia afferma che sarebbero morti se avessero aspettato l'allarme antincendio. Nel palazzo degli anni 70, destinato inizialmente a famiglie a basso reddito, vivevano circa 500 persone di etnie e religioni diverse. Ho sentito gridare aiuto dal 20esimo, 19esimo piano. Accendevano e spegnevano le luci per segnalare la loro presenza. Era orribile. Nella mia vita non ho mai visto nulla di simile. Abeb è disperata. Nel palazzo abita una sua amica con dei bambini. Negli ospedali non ci sono. Spero sia solo un incubo. Voglio che stia bene con i bambini. Non voglio perderla. Voglio che torni.
Ci vorrà tempo per stabilire cause e responsabilità, ma tra i tanti racconti ce n'è uno che ha del miracoloso. Un ragazzo ha visto una donna che, in preda al panico, teneva in bilico il suo bambino avvolto in un lenzuolo. Si è precipitato sotto il palazzo ed è riuscito a prendere al volo il piccolo, precipitato dal nono piano. Andiamo oltreoceano perché è morto l'attentatore di Alexandria in Virginia. Per le ferite riportate, lo ha annunciato poco fa il presidente statunitense Trump in una dichiarazione, James Hodgkinson, 66 anni, nel pomeriggio con un fucile ha sparato decine di colpi su un gruppo di deputati repubblicani che si allenavano a baseball per l'annuale partita contro i democratici. 5 feriti, grave il capogruppo repubblicano Scalise, come ci racconta Leonardo Possati. Momenti di terrore negli Stati Uniti quando intorno alle ore 13 italiane un uomo ha assalito un centro sportivo di Alexandria in Virginia. Un maschio di colore bianco di 66 anni, originario dell'Illinois, armato di fucile semiautomatico, ha cominciato a sparare all'impazzata dalla rete di recinzione del campo di baseball, dove in quel momento si stavano allenando i deputati del Partito Repubblicano in vista della tradizionale partita contro i democratici. Il killer ha fatto esplodere almeno 100 colpi in 10 minuti prima di essere fermato dagli agenti di polizia. In quel frangente di tempo alcuni dei numerosi proiettili sparati hanno raggiunto e ferito a una gamba e all'anca Steve Scalise, il capogruppo della maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti, e con lui altre 4 persone. La situazione è sotto controllo, gli agenti di polizia sono intervenuti subito e il sospetto killer è stato fermato. Scalise, trasportato d'urgenza in ospedale, è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico. Tra i feriti anche un membro del suo staff e 2 agenti di polizia. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che oggi compie 71 anni, ha annullato tutti gli eventi previsti per questa giornata e postato un tweet nel quale definisce Scalise amico e patriota e aggiunge: preghiamo per lui. Quindi, nel tardo pomeriggio italiano, ha tenuto una conferenza stampa per annunciare che l'autore della sparatoria è morto in seguito alle ferite riportate nello scontro a fuoco con la polizia. Saremo più forti se restiamo uniti, ha aggiunto il presidente americano, e proprio l'odio contro Trump e la sua elezione potrebbero essere alla base del folle gesto. Su Facebook, infatti, il killer lunedì scorso ha scritto: Trump dovrebbe andare in carcere per tradimento. Ora in Italia il governo procede a rapido nell'attuazione del decreto sull'obbligo dei vaccini. Da oggi in vigore il numero verde 1500 per le informazioni, ma sempre oggi il malcontento esplode. La Regione Veneto presenta ricorso contro lo Stato per fermare il provvedimento. Barbara Masulli. Risponde ai cittadini sul decreto legge 7 giugno 2017 numero 73, disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. E il numero verde 1500 voluto dal Ministero della Salute per rispondere a ogni tipo di domanda sui vaccini. Le più diverse, innanzitutto sulla gratuità del vaccino, come funziona la gratuità. Una molto carina, che però ce la dice lunga sulla situazione, era di una mamma che ha la bambina che non può essere vaccinata perché appunto è immunodepressa e voleva sapere come poteva fare l'esonero, e poi si è sentita molto, mi hanno detto le dottoresse che si è sentita molto tranquillizzata dal fatto che c'era la sicurezza che la bambina sarebbe andata in una classe dove tutti gli altri erano vaccinati. Le risposte alle famiglie le danno loro, medici esperti. Ci sono 10 postazioni in totale, attive da lunedì al venerdì dalle 10 alle 16. Sono in molti, infatti, che pur condividendo la necessità delle vaccinazioni non hanno accolto con favore la decisione del Ministero di rendere obbligatori ben 12 vaccini nel momento dell'iscrizione a scuola. Contrarie al decreto 2 regioni, la Liguria, il Veneto e la provincia autonoma di Bolzano. Capofila del no è proprio il Veneto, che ha impugnato il provvedimento varato dal governo per lesione dell'autonomia regionale. Questo decreto va addirittura oltre l'obbligatorietà con misure coercitive. Il commento del governatore Zaia, che spiega in poche parole quale sia il problema. Le mamme sono preoccupate dal numero dei vaccini e dal fatto di non poter scegliere un piano vaccinale. La Regione Veneto avrebbe invece bisogno di questo decreto per poter garantire maggiore tutela ai propri cittadini. Ricordo che c'è stato un paese confinante, ovviamente non italiano, che ha fatto una circolare dove invitava i genitori a non portare i bambini a Gardaland per il basso tasso di immunizzazione dal morbillo, e quindi perché consideravano andare in vacanza in Veneto un rischio per i propri bambini.
Il rapinatore freddato a Pisa è indagato per omicidio volontario. Daniele Ferretti, il gioielliere di 69 anni che ieri ha sparato e ucciso un bandito durante un colpo nel suo negozio a Pisa. Lo si apprende da ambienti investigativi. L'iscrizione sarebbe un atto dovuto collegata all'espletamento di accertamenti non più ripetibili e all'autopsia sul rapinatore morto e per assicurare tutte le garanzie di difesa al gioielliere. Caso Roma, torniamo alla dichiarazione della sindaca di Roma Raggi che in una lettera al prefetto della capitale e al ministro dell'interno ha chiuso la capitale a nuove strutture per l'accoglienza dei migranti. Al TG2000 parla il vescovo Paolo Lo Iudice, vescovo ausiliare per il settore sud della diocesi di Roma. Il Viminale risponde a Virginia Raggi e chiede a Roma di fare la sua parte sul fronte dell'accoglienza dei migranti. Ieri, lo ricordiamo, la sindaca ha pubblicato sul suo profilo Facebook una lettera inviata al prefetto di Roma i primi di giugno. «Trovo impossibile, oltre che rischioso, ha scritto, pensare di creare altre strutture di accoglienza. La richiesta, senza giri di parole, è una moratoria sui nuovi arrivi di migranti in città. E la risposta del Ministero non si è fatta attendere. Gli accordi presi con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani nel 2014 prevedono che Roma debba ospitare 2,5 migranti ogni 1000 abitanti. Mancano 2000 rifugiati quindi all'appello, nessuna emergenza secondo il governo. Una guerra di numeri tra i due palazzi perché dal Campidoglio rispondono che sono tra i 4000 e i 4500 i migranti non censiti che hanno trovato sistemazione in case occupate e in strutture non regolari. Senza contare poi le oltre 70.000 persone in transito che si fermano in città per settimane o mesi e che non fanno parte di questi calcoli. Non è un problema nel senso quantitativo, è un problema oggettivo. Comunque sono persone che hanno il diritto di essere accolte, certamente in una maniera adeguata. Io credo che su questo dovremmo fare fronte più compatto, comunità civile, comunità cristiana. C'è una grande presenza di un volontariato attivo, potremmo chiamarlo spicciolo. Se forse l'amministrazione avesse un dialogo anche più attento, più accurato, no? Più approfondito con queste persone, io penso che si affronterebbe anche molto meglio. Il fatto è che l'ondata di sbarchi quest'anno non si è fermata e per il Ministero bisogna prepararsi all'arrivo di 200.000 extracomunitari in più rispetto allo scorso anno. Persone che arrivano è un dato di fatto e che in qualche modo, politica o no, bisogna accogliere e sistemare. Ed ora la pagina dedicata alla politica. Via libera definitivo da parte del Parlamento ad una riforma molto attesa, quella del processo penale. Tra le varie misure introdotte, oltre alla disciplina delle intercettazioni, l'aumento di pena per alcuni reati come scippo, furto in abitazione, rapina e voto di scambio. Augusto Cantelli. Dalle intercettazioni alla prescrizione all'aumento di pena per alcuni reati. Dopo un tortuoso cammino arriva il via libera definitivo del Parlamento alla riforma del processo penale. Ma fino all'ultimo passaggio con il voto di fiducia posto dal governo non sono mancati momenti di tensione con i 5 Stelle e la Lega contrari. Divisioni presenti anche all'interno della maggioranza con i centristi critici sull'aumento dei tempi di prescrizione. Diverse le novità presenti nella riforma dunque, a cominciare dalla nuova disciplina delle intercettazioni con l'introduzione del reato per chi diffonde immagini o conversazioni ottenute in modo illegale. Sul fronte prescrizione invece, vero nodo di scontro della riforma, i tempi vengono raddoppiati per i reati di corruzione. Previsto anche l'aumento di pena per alcuni reati come estorsione aggravata, furto in abitazione, scippo, rapina e scambio elettorale politico-mafioso che passa da 6 a 12 anni. Viene introdotta inoltre l'estinzione del reato per chi avrà riparato interamente al danno attraverso la restituzione o il risarcimento. Adesso andiamo in Africa, dove c'è preoccupazione per due aree diverse del continente. In Eritrea, per la sorte del patriarca ortodosso Antonios, quasi novantenne da più di 10 anni agli arresti domiciliari. In Camerun, dove i vescovi, in seguito all'assassinio di Monsignor Ballà, denunciano che il clero del Camerun sia perseguitato da forze oscure e diaboliche. Sentiamo Francesco Durante.
C'è profonda preoccupazione per il patriarca della Chiesa Ortodossa Eritrea, sua beatitudine Antonios, 89 anni, detenuto in un luogo sconosciuto e privo di cure sanitarie. Una vicenda rimasta fuori dall'attenzione internazionale, su cui ora è intervenuto ufficialmente il Ministero degli Esteri francese con una richiesta al governo eritreo per la liberazione immediata del patriarca, arrestato nel 2006 per essersi opposto alle ingerenze negli affari interni della Chiesa compiute dal regime vetero marxista del presidente Afewerki, che aveva fatto eleggere al suo posto un altro patriarca, Dioscoro, poi deceduto nel 2015, ma mai riconosciuto né dalla diaspora né da altre chiese ortodosse. Alla guida del patriarcato eritreo rimane quindi legittimamente l'anziano Antonios, ma si teme per la sua vita, che secondo alcune fonti sarebbe messa in pericolo da un graduale avvelenamento. Da qui l'appello del Ministero degli Esteri francese per il suo rilascio, accompagnato dalla denuncia di gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà religiose da parte del governo eritreo. A chiedere giustizia sono anche i vescovi del Camerun dopo la tragica morte di Monsignor Ballà, vescovo di Bafia. Non si è suicidato, ma è stato brutalmente assassinato, si legge in un comunicato della Conferenza Episcopale del Camerun, in cui si parla di crimine odioso e inaccettabile. Secondo alcuni commentatori, l'omicidio è da ricondurre al sistema di corruzione presente nel paese, ma si è fatto anche riferimento all'ostilità della massoneria nei confronti della Chiesa Cattolica Camerunense, all'azione di gruppi forti legati al potere, di società segrete come l'Ordine Iniziatico della Rosa Croce. Abbiamo l'impressione che il clero del Camerun sia particolarmente perseguitato da forze oscure e diaboliche, affermano i vescovi, ricordando gli omicidi di altri sacerdoti e persone consacrate assassinate in circostanze ancora non chiarite. Ed ora in Vaticano, Papa Francesco questa mattina all'udienza generale in Piazza San Pietro ha ricordato che Dio ci ama per primo in maniera incondizionata. Per il gran caldo molti tra i fedeli, soprattutto malati e disabili, sono stati accolti nell'Aula Nervi. Paolo Fucili. È la medicina per un cuore infelice il tema della catechesi. Udienza generale oggi a San Pietro con un sole così caldo da suggerire di fare accomodare i malati al chiuso in Aula Nervi. Francesco parla in sostanza di amore, senza il quale nessuno può vivere. Ma attenzione a una brutta schiavitù, avverte, credere cioè che l'amore vada meritato. Credere che se non siamo forti, attraenti e bello, allora nessuno si occuperà di noi. Ma io ricordo tante mamme a Buenos Aires, Francesco ricorda e racconta, disposte a umiliarsi persino pur di visitare il figlio in carcere. Ma signora, il suo figlio è un delinquente, è il mio figlio. È soltanto questo amore di madre e di padre ci fa capire com'è l'amore di Dio. Un amore incondizionato, lo descrive Francesco. Del resto, un mondo dove nessuno fosse disposto ad amare così sarebbe un inferno. Ecco la medicina per tante angosce dell'uomo di oggi, tanti narcisismi. E come far sentire questo amore ad un'altra persona? Bisogna anzitutto abbracciarla, farle sentire che è desiderata, che è importante e smetterà di essere triste. Amore chiama amore. Insomma, per dirla con un'ispirata citazione del predecessore, Papa Wojtyła, l'uomo rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso. Se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non... Voltiamo pagina ancora alla politica, stavolta con il sorriso, come nei videoblog pubblicati sui social di TV 2000 da Augusto Cantelmi. Oggi con Pippo Baudo che su Beppe Grillo, al centro della polemica politica, dice: l'ho scoperto io. Mi chiamo proprio Grillo. Vedo che non me ne frega proprio niente. Cosa volevate, un provino Frank Sinatra? Non lo so. No, mai, mai. È un uomo straordinario, un artista completo, un personaggio veramente eccentrico, diverso dagli altri. Mai, mai, magari ne pescassi qualche altro. Ma io il mio ricordo affettuoso è nei confronti del comico. Il comico mi ha dato momenti pazzeschi. Che tutti pensano che il genovese sia tirato, non è vero niente. Il genovese non è così. Che io mi sto rovinando, non ce la... Io vado di un bar, quanto è un caffè? 200, te? 205, non ce la faccio. Ma cosa c'è?
l'ho fatto pubblicamente. Lui è un grande scopritore di talenti e ha scoperto un talento che poi ci ha portato qua, quindi l'ho ringraziato pubblicamente di questo. Lui ha detto: io l'ho scoperto come comico. E vabbè, ma nella vita poi si sa, le cose cambiano, insomma. Guarda, non me ne parlare, c***o, più se sono un comico, se sono un politico, non ci capisco un c***o. Fate due righe di gradimento, così quello che volete è stato simpatico, tenetelo, se no qua mi licenziano subito. Buonasera. Bravo! Torniamo per un aggiornamento negli Stati Uniti, ma non in Virginia, e cioè all'agguato ai deputati repubblicani che si allenavano a baseball. Poco fa una nuova sparatoria. State vedendo in questo momento le immagini in diretta, nuova sparatoria che ha messo in allarme la sicurezza del paese. Siamo a San Francisco, in California. Colpi d'arma da fuoco in un ufficio postale nel quartiere Potrero Hill. Sul posto soccorritori e numerose unità di polizia, riferisce la CBS ancora per l'appunto le immagini che vedete proprio dalla zona dell'attacco. Ed ora il racconto invece della carezza di alcune religiose che a Betlemme, in una struttura cattolica, da anni si prendono cura dei bambini più fragili. Fondamentale il sostegno del volontariato. Il nostro TG Post di questa sera, firma dell'inviato Maurizio Dischino. A seguire, attenti al lupo, il TG 2000 con tutti i nuovi aggiornamenti tornerà invece alle 20:30, e adesso andiamo in Terra Santa, nella chiesa che a Betlemme accoglie l'umanità ferita a pochi passi dal muro che separa Israele dalla Palestina. Grazie per averci seguito.